Quindi come si riforma la riforma Fornero? Con quali soldi? Partiamo da un presupposto che quando si vuole le risorse si trovano. Perché stiamo guardando adesso i 3 miliardi messi a bilancio per la cosiddetta accoglienza degli stranieri, clandestini, annessi e connessi, e 3 miliardi di euro sono tanti. Si tratta anche di rivedere poi l'età pensionabile, ma si tratta anche di considerare che tutta quella che era la gestione del settore pubblico è confluita previdenzialmente nell'INPS, creando poi in effetti un buco vero e proprio. Perché? Perché lo Stato non ha mai pagato i contributi per i propri dipendenti. Quindi questo è un altro problema oggettivo che c'è. Però a me piace parlare e partire dai punti comuni. Qui sono tutti d'accordo a parole sul fatto che la Fornero non funzioni e abbia creato delle vere disequazioni. Però poi nell'agenda nulla, del governo non c'è, di provvedimenti all'ordine del giorno non ce ne sono, e cosa che mi sembra anche abbastanza evidente, dal servizio purtroppo estensibile, estendibile anche ad altre categorie. Si parlava prima degli agenti di polizia, insomma 80 euro non sono veramente niente rispetto a una persona che rischia la vita, ma si creano delle disequazioni, i soliti costi della politica. Ma poi vogliamo parlare, visto che siamo in TV, no, però c'è... avevo chiesto tre titoli, ma c'è Sanremo, andiamo intero a guardare cosa prendono di ingaggio alcuni. Insomma, si innesca un meccanismo di competizione anche sociale, di persone che facciamo si sentono, sì, è la ragione per cui ogni volta che noi parliamo di pensioni ci arrivano tante mail semplice di persone che ci indicano tutti gli sprechi possibili, no, inevitabili. Non può essere sempre rinviato dicendo io però ancora non ho capito dove si prendono i soldi dei 3 miliardi degli immigrati. Ma guardi, diciamo, le faccio un esempio molto semplice: dovevamo fare la spending review, da quella sola dovevamo venire fuori 12 miliardi.